ci sono linee guida del Veneto, ci sono linee guida regionali, evidence-based medicine, frutto di un lungo, meticoloso lavoro di verifica, rivisitazione e impostazione e reimpostazione di cartelle cliniche. Abbiamo pensato anche alla cartella informatizzata, non è mai decollata, se ne parla da anni. Ci sono quantità notevoli di fogli A4 che si sovrappongono uno all'altro, questo è uno dei tanti. Questo rappresenta la parte contrattuale di un programma dove dice la tipologia del paziente che è disponibile a smettere, sì. Questo paziente che è stato preso in carico recentemente ha individuato il giorno del suo compleanno come giorno utile per lo stopping day, il primo giorno per non fumare. In funzione di questo è stata individuata per questo specifico paziente una terapia a base anche di un supporto farmacologico. È stata sottoscritta, come vedete dalla firma in basso, c'è una visita successiva. È un programma che sembra robusto, sembrerebbe tenere, è sufficiente? Vi dico di no, vi dico che non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché non funzionano i farmaci? Certo che no. Questo farmaco con quel nome, vareniclina, un nome difficile, pensate che all'inizio io mi confondevo, dicevo varechina le prime volte, ci ho messo del tempo a chiamarlo vareniclina, benissimo. Deriva dalla rivisitazione dei semi del maggiociondolo, una pianta che sta fiorendo proprio adesso, quindi è derivato da una conoscenza degli anni 60 applicata nell'Europa dell'Est e rivista dalla scuola canadese negli ultimi decenni. Benissimo, la vareniclina è il gold standard dal punto di vista terapeutico? Io dico di sì, ma non lo dico io, lo dicono le società scientifiche. È sufficiente? No. Può essere un flop? Certo che sì. Può essere un'arma spuntata? Sì. L'autosomministrazione è fallimentare. Il consiglio con la botta sulla spalla, prenditi questa cosa, non facciamolo fare a chi non si occupa di questo. Facciamolo noi, ci vuole del tempo, molto tempo. Una valutazione di questo tipo ruba 90 minuti. Il mio direttore dice, tu mi costi un sacco di tempo, io gli dico, ogni due fumatori che smettono, dei nostri è una vita salvata, lui mi dice, vabbè dai, lavoro ancora un po' in questo senso qua, nel senso che il tempo per noi medici è carente, per gli operatori ancora di più, dobbiamo dimostrare che è efficace quello che produciamo, altrimenti ci dicono queste cose sono buone ma non sono applicabili in un contesto e costo-beneficio. Noi sappiamo che i dati cost effectiveness sono chiari in questo senso, non c'è nulla che fa guadagnare più salute dello smettere di fumare tra la popolazione dove ci sono fumatori, non c'è nulla, questi sono dati cost effectiveness accolti in tutto il mondo a frutto di studi molto robusti. Quindi l'oggi smetto, lo stopping day, certo, ma poi ci vuole qualche cosa che fa sì che questa situazione entri in un contesto di tipo, io lo chiamo protetto, guidato. E allora l'SMS è nato perché pazienti fragili, pazienti con paure, pazienti con timori derivati da ma forse ti hanno dato una pillola, chissà, ho sentito, ho letto che fa male, qualcuno ci muore, quindi la paura, il nuovo farmaco, magari persone che hanno già 7, 8, 9 farmaci che temono. Psichiatri che temono che l'avvento della vareniclina in un paziente psichiatrico che vuole smettere di fumare scombussoli una patologia con 8-10 farmaci, è stato dimostrato che non è così. Bisogna vincere delle paure, bisogna documentare la non presenza o la manifestazione eventualmente di effetti collaterali e intervenire al momento, in real time potremmo dire. Benissimo, queste sono le ragioni in un contesto montano come il nostro, nel quale poi abbiamo dovuto anche considerare che le persone sono distanti, ci sono ticket da pagare, ci sono auto da prendere, bus che spesso non ci sono, e quindi l'SMS, questa modalità di vicinanza, permette di ottenere questo. Conferma le fasi del programma, un SMS prima del giorno prefissato per smettere, uno dopo e poi ogni settimana fino al Gran Premio della Montagna, il primo mese con la misurazione del monossido di carbonio nell'aria esalata. Concordare il follow up al primo, al secondo e al terzo mese, certo non è scritto dappertutto. Il follow up a breve termine è importantissimo, dopo il terzo mese si va già in discesa fino al sesto, salvo pazienti con grandi problematiche, soprattutto anamnestiche di tipo psichico o psichiatrico. La telefonata SOS di rinforzo, il counseling di rinforzo, la terapia farmacologica da ripensare, ridiscutere. Vi ricordo che c'è un tasso di abbandono purtroppo documentato, io non vedo migliaia di pazienti, però vedo molte centinaia di pazienti e pazienti in farmacoterapia e in farmacoterapia con vareniclina. Il tasso di abbandono purtroppo mi ha stupito. Il tasso di autoriduzione fra i pazienti di questa terapia short, 12 settimane, mi ha stupito, incredibile. Pazienti che abbandonano il primo mese.
E quindi a questo punto la vicinanza in un contesto protetto ci permette di ottimizzare l'efficacia reale della terapia e di poter condividere anche dal punto di vista della condivisione del raccontarsi emozionale questa situazione. C'è un futuro? Sì, diciamo, i social network ci possono dare un aiuto in questo campo che si affianca ai tanti aiuti che già ci sono. Questo è semplicemente un esempio per dire che siamo in un contesto ancora di addetti ai lavori che cercano di capire se le nuove modalità di comunicazione possono servire al clinico per migliorare la capacità di stare accanto ai suoi pazienti. Vi ringrazio. Proprio visivo per molti di loro. Ecco.